Abbiamo sbagliato il primo tempo, ma è stata colpa mia perché ho cercato di dare alla squadra un centrocampista in più in mezzo ai difensori perché volevo pareggiare, perché sapevo che loro erano una squadra che era partita in ritardo, quindi volevo stancarli per poi arrivare al secondo tempo, cercare di fare un altro tipo di partita che poi è venuta. Però sono soddisfatto, i ragazzi hanno fatto secondo me una grande prestazione il secondo tempo e dobbiamo ripartire da lì. Il primo tempo obiettivamente non abbiamo fatto benissimo, probabilmente ci dovevamo ambientare, dovevamo capire dove eravamo tutti e ci sta, però sono felice, sono contento perché la squadra ha dimostrato sul campo che sta lavorando sodo, poi al di là del risultato che dispiace perché giocare davanti a 5-6 mila spettatori non dargli la vittoria dispiace, però il calcio è anche così, dobbiamo ripartire dalle cose buone e dobbiamo cercare di migliorare in fretta le cose non buone che ci sono state, insomma. Mister, da prendere per buona anche la reazione per il gol, perché la squadra ha cominciato veramente a pigiare sull'acceleratore, poi anche diverse soluzioni con i cambi che insomma hanno fruttato il pareggio, perché Rossi Venanzio è zampata di nuovo. Sì, vabbè, ma questa, al di là dei cambi, sono stati bravi giocatori che si sono messi subito in condizioni. Ho visto che Rizzo stava soffrendo molto il duello e quindi ho cercato di giocare con Venanzio, con un giocatore più offensivo che mi va al duello lui e vince l'uno contro uno. Poi i due cambi degli attaccanti erano in preventivo, hanno fatto benissimo anche Di Piazza e Russo. Ma al di là dei nomi, al di là dell'individualità, abbiamo fatto quello che avevamo preparato. Poi ti ripeto, dispiace per la gente perché volevamo regalargli una vittoria. Però dobbiamo continuare a lavorare sodo come abbiamo fatto al secondo tempo, a pigiare sull'acceleratore, a fare una partita offensiva perché non mi piace difendermi, voglio una squadra che deve avere quella mentalità, quella del secondo tempo, solo da quello probabilmente riusciamo a fare delle prestazioni importanti. Mister, Russo, seconda punta, è una soluzione di emergenza oppure nel corso della stagione dovrà dividere con No, Russo può fare sicuramente. Lo conosco, Russo è un giocatore che è abituato a giocare ai lati del campo, abituato ad avere campo davanti a sé, quindi girato di spalle fa più fatica. Però in questo momento, magari con delle squadre che si vengono a difendere magari un pochino più alte, Russo in profondità è un giocatore che ti può devastare. Però Russo lo adopererò anche da mezzala e da quinto quando avrò bisogno di giocare con due quinti grandi. C'è sempre l'incastro dei giovani a volte che non ti permette di cambiare in maniera giusta la partita, però fondamentalmente anche da punta Russo può fare la differenza, deve imparare ancora di più nella gestione della palla, giocare a due o tre tocchi quando siamo nella nostra metà campo e poi può diventare letale anche lì. Deve puntare a fare dai 12 ai 15 gol perché ce l'ha nel sangue, perché oltre ad essere un giocatore di gamba, come dici tu, per me può fare anche dei gol, quindi dobbiamo lavorare tanto, insomma. Mister, se lei dovesse trovare una parola con la quale descrivere il Barletta che ci sia oggi in campo, quale sarebbe? E poi l'ha detto il collega, i cambi importanti, Venanzio è entrato molto bene, si può giocare una maglia titolare. L'aggettivo oggi è un po' prematuro dare degli aggettivi a una squadra che è la prima partita ufficiale. Certo è che siamo stati due squadre diverse tra il primo e il secondo tempo, è inutile negarlo. Il primo tempo non è piaciuto a me che faccio allenatore, quindi bisogna migliorarlo, come ho detto prima, dobbiamo ripartire dalle cose buone del secondo tempo perché abbiamo fatto veramente, secondo me, discretamente. Ma al di là dei cambi, l'avremmo fatto anche con chi ha giocato dall'inizio quel tipo di secondo tempo. Per quanto riguarda Peppe, Venanzio è un giocatore importante, è un giocatore che io ho allenato l'anno scorso, è un giocatore che ha duello, che ha gamba, che ha piede e ha sempre fatto l'esterno altro nella primavera del Bari. L'anno scorso lo impiegavo da mezzala, però per me i giocatori bravi vale lo stesso discorso per Russo, possono fare tutto e in questo momento lì oggi è stato bravo, insomma. Mister, ci hai detto cosa ti è piaciuto, secondo tempo, ripartire dal secondo tempo, ti chiedo invece molto semplicemente cosa non ti è piaciuto, visto nel primo tempo che si è arrabbiato in un'occasione quando è stata giocata la palla indietro, invece di giocare in avanti Sì, comunque. non mi è piaciuta, l'ho detto prima, è stata colpa mia perché altrimenti non facevo giocare Bramati lì se avessi voluto fare una partita più difensiva, perché comunque in questo tipo di campionato probabilmente la prima palla dell'avversario ti arriva sempre lunga, noi nei duelli non avevamo fisicità dietro, quindi ho preferito giocare con un giocatore più di qualità perché è un centrocampista, è un play e quindi ho usato quella roba lì, però non è venuta fuori, mi sono arrabbiato, infatti al secondo tempo ho cambiato. Perché poi avevo capito che loro giocavano sta palla diretta su Figliolì e Tedesco e ho cercato di mettere difensori.
ho messo Milella che probabilmente sulla spinta anche da quel lato va molto più di La Cassa perché ha sempre fatto il terzino in carriera, quindi abbiamo usato la catena di destra, Schelotto, Milella con Marco Nato, infatti abbiamo spinto tantissimo, è stata quella la scelta, ma mi sono arrabbiato perché la palla girava piano, perché eravamo lenti, eravamo prevedibili, e mi abbiamo fatto dei errori secondo me stupidi per una squadra forte come noi, anche nel passaggio dietro, errori probabilmente di concentrazione perché dovevamo capire che tipo di partita doveva venire fuori, e poi quando l'abbiamo capito abbiamo fatto bene. Insomma. Prego. Nonostante le parole di conferenza di piazza, come l'ha visto, è sembrato anche discretamente un po', nonostante non si possa dire. Ah, di piazza ho detto ieri in preconferenza che quando sta bene, si allena bene, io lo faccio, i giocatori bravi giocano quando si allenano bene. Di piazza si è allenato 10 giorni bene, ha avuto la possibilità, oggi ha fatto secondo me una buonissima gara, ha fatto delle rincorse che non gli avevo mai visto fare, quindi probabilmente si è reso parte del progetto, della squadra, e questo è il Di Piazza che noi vogliamo. Poi al di là delle situazioni che possono capitare, anche lui ci ha avuto una palla gol, ma i gol li faranno gli attaccanti, perché comunque ci vuole anche tempo, ti ripeto, è la prima stagionale, quindi diamo tempo ai calciatori. La cosa più importante è che si è visto uno spirito di squadra, si è visto una squadra che pensava tutto allo stesso modo, e questo per me è molto importante, quindi sono felice che i miei ragazzi hanno fatto questo tipo di prestazione, sono infelice perché volevamo dare questa soddisfazione ai tifosi, quindi mi dispiace moltissimo per la gente, però spero che capisca che abbiamo dato tutto. Mister, nel primo tempo è mancato probabilmente un po' il gioco in ampiezza con la squadra che tendeva ad attaccare esclusivamente sulla catena di destra con Schelotto e La Cassa. Nel secondo tempo con l'ingresso di Venanzio è stata brava a coprire tutto il campo. Sì, è giusto perché il primo tempo, come ti dicevo, Rizzo non andava in ampiezza, si giocava sempre il duello col suo dirimpettaio e probabilmente uscivamo sempre di qua perché è anche una catena over, quindi è una cosa diversa perché qua abbiamo Marconato, La Cassa e Schelotto, una catena over, di là una catena under perché sia Sepe, sia Padovano e sia Rizzo sono tutti e tre under, quindi probabilmente inizialmente un po' lo scotto lo paghi. Poi al secondo tempo, anche nonostante l'under Venanzio, abbiamo dato ampiezza, ma abbiamo dato ampiezza per un altro tipo di partita perché loro ci aspettavano di più, venivano in maniera diversa a prenderci perché la palla usciva pulita e è venuta fuori la partita, quella che duravamo di fuori anche il primo tempo. Mister, ultima considerazione, quando il Puttilli si è acceso la squadra ha carburato molto di più, l'arma in più e tutti? Assolutamente sì, e ti ripeto per l'ennesima volta, il dispiacere che ho è quello di non aver festeggiato insieme alla nostra gente perché lo meritavamo probabilmente per quello che abbiamo espresso soprattutto nei secondi 45 minuti. Però se riusciamo a trascinare la gente con questo tipo di prestazione del secondo tempo, probabilmente la gente capisce, ci dà una mano e ci può spingere veramente a vincere le partite come d'altronde ha fatto il secondo tempo, ci ha fatto riprendere la partita.